7 dicembre 1987. Mikhail Gorbaciov raggiunge Washington per un vertice con il presidente Ronald Reagan. In breve, gli Stati Uniti sono travolti dalla Gorbimania. Il leader sovietico conquista il pubblico americano dichiarando il suo apprezzamento per gli Stati Uniti e auspicando relazioni amichevoli fra i due paesi. Il vertice porta a uno fra i più significativi accordi sulla riduzione degli armamenti dall'inizio della Guerra Fredda. Reagan e Gorbaciov firmano infatti il trattato INF sui missili nucleari intermedi, che prevede per la prima volta l'eliminazione in Europa dei missili balistici e da crociera. L'accordo annuncia anche ispezioni internazionali dei siti missilistici per verificare l'esecuzione del trattato. Finisce così l'era degli euromissili.